Salve a tutti amici pescatori, oggi microtorrente. Andiamo. Slamata, ragazzi, era piccola. Perché si slamano? Bella questa! Non saltare, bastarda! Signori, la regina della buchetta. Su micro torrente. Vedere a mamono senza biglione. Bagno le mani. Voilà, lasciamolo andare. Ciao amichetta. Ciao amichetta, ciao. Questa è la pozza più grande di questo microtorrente. Ragazzi, non stavo registrando, ho lanciato subito dopo. Guardate qua, un'altra. Bella, eh? La rilasciamo. Si è già slamata da sola. È andata. Dopo due di solito è difficile prendere un'altra, però ci proviamo lo stesso. E invece, cavoli, si è slamata. Si è slamata, ragazzi. Si tira in là. Eccola.
Voilà. Un'altra, sempre di buona taglia. Si è slamata, eccola qua. Bella, eh? Le lasciamo andare. Voilà. Si è nascosta sotto la pietra, guardate. Si vede la coda. Ragazzi, continuo a registrare perché continuo ad avere attacchi. Ho avuto un altro attacco, non si è lamata, ma ce l'ho avuto. Eccolo! Ah! Piccola, piccola. Allora, vediamo se è a posto il filo, perché dopo un po' di allamate bisogna controllarlo. Sì. La trota che c'era lì poco fa è andata via, ovviamente. Questa canna è la Wixom Wix M5, come scrivo sempre in descrizione, della Caperlan, quindi Decathlon. Costa una trentina di euro, poco più. E io ho preso la misura da 1,50 perché ho la passione per i microtorrenti. Mulinello con filo 0,12, Cardinal 51 FD e della Abu Garcia. E vabbè, rotanti, i rotanti sono Decathlon, questi qua, perché si può cambiare l'ardiglione. Ne ho di vecchi più belli, ma non si può cambiare l'ardiglione, quindi devo mettergli un assist hook, tagliare via l'ardiglione e mettere un assist hook. E voilà ragazzi, stessa buca, ho cambiato solo punto, piccolina. Mettiamoci qua in acqua, che è meglio. Ora, slamata, facciamola riprendere un attimo. Ok, cioè, vedete che bella vispa. Ora la lasciamo andare. Andata? No, non vuole andare la ragazza. Allora facciamo così, non rischiamo. Ok, è andata. A volte basta dargli un aiuto mettendola non in corrente, perché magari è un po' stanca da combattimento. Oh ragazzi, secondo me cambio buca e poi torno dopo. Allora ragazzi, qua il torrente si sta stringendo, sta diventando più piccolo, meno buche, anche se lì ho visto due trotelle piccoline. Ora proseguiamo e vediamo se c'è qualche buca interessante. Comunque raga, che cazzo è strano.
spero che si sia visto. Allora, scusate. Facciamo una riprendere. Ok. Ho avuto qualche difficoltà e si è agganciato a un pezzo di legno che c'è nel guadino, che ora ho tolto. Ragazzi, da questo nascondiglio dove cacciare le trote, vi dico che torno indietro verso la macchina, rifacciamo l'ultima buca, quella bella grande, e poi ci salutiamo, eh. Niente raga, direi che il video finisce qui. Sicuramente adesso stopperò e prenderò qualcosa, ma va bene così. Sono molto soddisfatto. Scusate, c'è il sole. Ok. Quindi vi saluto e lasciate un like, un commento se volete e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima avventura, che probabilmente non so cosa sarà. Ciao!